Oggi, ascoltando il Vangelo, è una riflessione sul Vangelo, e pregando, mi sono accorto di una cosa, e cioè che il Vangelo di oggi, il Vangelo del giovane ricco, è un Vangelo che precisa e esemplifica quello che dice San Paolo, quando San Paolo dice: non basta vivere secondo i comandamenti, non basta vivere secondo la legge, o meglio, bisogna vivere i comandamenti in Cristo, se no non ci salviamo. Perché questo giovane ricco che va da Gesù, lui viveva i comandamenti e Gesù lo ama per questo, ma appunto quello che mancava a questo giovane è viverli in Cristo e secondo Cristo e viverli nella vocazione che Cristo vuole per noi. Questo giovane appunto vive i comandamenti. Ma non vive questi comandamenti in Cristo, non si lascia guidare in tutto e per tutto da Cristo, perché la legge di Dio in Cristo è quella di farsi guidare in tutto e per tutto da Dio in Cristo. Non basta vivere semplicemente i comandamenti così come pensiamo noi, così a livello superficiale. Bisogna viverli in Cristo, cioè vivere il dono nostro nella fede in Cristo al Padre e fare in tutto e per tutto quello che Dio ci insegna in Cristo. Il Salvatore è Cristo. Non la legge, ma Cristo. Questo giovane per la legge probabilmente era, diciamo, bravo, perfetto, ma non basta in Cristo, non basta appunto per avere la vita eterna. Per avere la vita eterna bisogna vivere in Cristo, credere in Cristo, vivere i comandamenti in Cristo, rendersi conto che siamo amministratori e il proprietario è Dio. Siamo amministratori non soltanto dei nostri beni esteriori, ma anche di noi stessi. Gesù ci ha ricomperato, noi apparteniamo a Lui, dobbiamo essere in tutto e per tutto sottomessi a Lui, fare quello che vuole Lui e non quello che vogliamo noi, anche su noi stessi. Il Vangelo di oggi è un Vangelo che, letto in profondità, appunto, ci vuole dire questo, cioè che apparteniamo a Dio, dobbiamo fare quello che vuole Lui, non soltanto sui beni esteriori, ma anche riguardo a noi stessi, riguardo alla nostra intelligenza, riguardo alla nostra volontà, riguardo alla nostra memoria, riguardo al nostro corpo e anche riguardo ai nostri beni esteriori. Apparteniamo a Cristo, dobbiamo lasciarci guidare da Lui. San Paolo questo diceva agli ebrei: non vi basta la legge, non vi basta l'Antico Testamento, dovete seguire Cristo. La salvezza è in Cristo, altrimenti rischiate, nel giudizio finale, di trovarvi come il giovane ricco, che si allontana da Cristo, si allontana dalla salvezza. E vedete, questo giovane, come io noto tutte le volte, parla a Gesù come a maestro, ma Gesù non è semplicemente maestro, è Dio, è figlio di Dio, è il Signore. Quindi questo giovane, in fondo possiamo dire, è l'esempio appunto di quello che dice San Paolo, cioè di coloro che vivono secondo la legge, ma mancano.
di Cristo e della sottomissione completa a Cristo. E questa è la salvezza, la fede in Cristo, la totale sottomissione in Lui, a Lui. Capite? Questa è la salvezza, cari fratelli, che Gesù ci è venuto a portare. E qui sta la vita trinitaria che Gesù ci è venuto a portare. Questo. E qui vedete, appunto, sottolineo ancora, notiamo la differenza profonda tra la morale cristiana e la morale ebraica non cristiana, evidentemente precedente a lui. Segui la legge, eccetera, ma Gesù dice no, non basta, devi credere in me. Io non ti tolgo dalla legge, ma te la faccio vivere molto più profondamente. Non basta vivere semplicemente la legge, devi appunto credere in Cristo e vivere in Cristo, capire la volontà di Cristo su di te e farla. Capite, cari fratelli, questa è la via vera della salvezza. Ringraziamo il Signore che ci dona questi testi proprio per appunto illuminarci e guidarci su questa via. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, nei sempre, nei secoli dei secoli. Amen.